Gasolio a 1,50 centesimi al litro, una manna per i camionisti taglieggiati dal prezzo del carburante alle stelle, ma un reato per la legge italiana. La Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato il discount del gasolio a Marghera, dove una grande azienda operante nel settore degli imballaggi ha avviato un'attività parallela, vendendo in nero il gasolio e risparmiando il denaro delle accise, che come è noto pesano massicciamente sul prezzo al consumo. La fiorente attività è stata scoperta a causa del via vai di mezzi dall'azienda. Il gasolio veniva infatti portato nella fabbrica attraverso mezzi della società impiegati per consegne nel territorio dell'ex Jugoslavia e prima di rientrare in Italia effettuavano rifornimenti di carburante nei serbatoi e in cisterne predisposte nel mezzo. I dettagli sono stati scoperti dagli investigatori attraverso le dichiarazioni dei camionisti e i pedinamenti. Il rappresentante legale della società è stato denunciato per i reati di contrabbando e sottrazione fraudolenta all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali, mentre la pompa di distribuzione e la cisterna contenente circa 8.000 litri di gasolio per autotrazione sono stati sottoposti a sequestro.